Salve, vi do il benvenuto in questo webinar in cui tratteremo le tecniche di stretching con un'ampia panoramica sui principi, sulle metodiche stesse, quindi sui principi fisiologici su cui si basa lo stretching in generale e nello specifico, ragionando su alcune tecniche. In relazione anche alla letteratura e ciò che ci offre ad oggi sia la bibliografia che la letteratura. Stretching funzioni e limiti proprio per cercare di essere il quanto più razionali nel ragionamento con cui tratteremo e condivideremo gli elementi e i contenuti del webinar stesso. Io sono Paolo Bartolucci e partirei con il fare delle considerazioni con cui impostare la trattazione stessa. Lo stretching è un argomento estremamente dibattuto, a volte anche con degli stereotipi che vengono a volte mal interpretati, a volte anche in relazione alla deformazione professionale piuttosto che esperienziale, sia in ambito sportivo, di tipo di recupero funzionale, piuttosto che anche in ambito riabilitativo, eccetera. Si parte sicuramente da delle certezze, i principi neurofisiologici, recettoriali, meccanici, che concorrono nella condizione per cui poi si ha la necessità effettivamente di introdurre in un processo allenante le varie metodiche che ad oggi sono studiate e conosciute. Partiamo da un ragionamento funzionale, non da stereotipi e da dogmi che spesso vengono appunto difficilmente interpretati nella maniera più congeniale perché si tende ad utilizzare spesso per conoscenza solo ed esclusivamente alcune tecniche. Quindi cercheremo semplicemente in maniera estremamente umile di destrutturare i concetti stereotipati che sono poi dietro la tanto discussa metodica. Partiremo da alcuni cenni di fisiologia per andare ad interpretare poi nella maniera il quanto più razionale possibile la letteratura a supporto della discussione stessa. Quindi faremo una panoramica sulle strutture e i processi fisiologici coinvolti nello stretching e non solo. Tra i vari meccanismi che entrano in gioco nell'applicazione delle tecniche stesse abbiamo il riflesso miotatico o miotattico o riflesso da schieramento, che vedono come attori principali le strutture dei fusi neuromuscolari disposti parallelamente a quelle che sono le fibre muscolari. Il meccanismo di tipo è monosinaptico, è un riflesso estremamente semplice perché il tutto ha una risposta ad un'azione monosinaptica. Appunto, i fusi neuromuscolari sono disposti parallelamente. La principale caratteristica è che nel proprio nucleo hanno una quasi totale assenza della miosina e dell'attina, che poi sono le strutture che permettono effettivamente la contrazione muscolare. Quindi sono sostanzialmente composti dalle fibre intrafusali che tendenzialmente non hanno possibilità di contrarsi. Questo proprio perché il meccanismo principale è quello di percepire l'eccentricità muscolare o la lunghezza muscolare. Sono sostanzialmente innervati da due tipologie di fibre, due motoneuroni, in questo caso abbiamo l'alfa e il gamma. Senza entrare troppo nello specifico, quello che risulta essere fondamentale nella comprensione poi delle varie tecniche e dei principi su cui si basano le tecniche di stretching per il miglioramento di una certa condizione, quale per esempio la flessibilità muscolare o la risposta di cui si ha bisogno in una certa pratica motoria e o sportiva, in cui appunto le fibre intrafusali tendono ad avere una sollecitazione di tipo eccentrico, facendo poi fede a questo riferimento di tipo monosinaptico a livello
midollare per dare una risposta relativa poi alle fibre extrafusali che portano tendenzialmente in contrazione riflessa appunto la struttura muscolare. Altre strutture che vengono coinvolte in quello che è il meccanismo appunto di risposta muscolare sono in questo caso gli organi tendine del Golgi, che a differenza dei precedenti, quindi relativi ai fusi neuromuscolari, reagiscono a quello che è il riflesso inverso da stiramento, o meglio, tendono ad avere un riflesso di rilascio rispetto a quello che invece comporta la stimolazione del fuso neuromuscolare. Il meccanismo è quello di inibizione riflessa e di elaborazione delle informazioni nell'encefalo. Ecco, questa parentesi richiede una piccola nota di merito, perché in realtà, mentre i fusi neuromuscolari copartecipano in una serie di meccanismi neurorecettoriali e meccanici in maniera estremamente riflessa, quindi inconscia, in realtà gli organi tendine del Golgi hanno anche il compito di trasmettere le informazioni a livello dell'encefalo. Quindi sotto questo punto di vista subentra la capacità cosciente e di elaborazione come dato rilevato a livello dei centri superiori. Un esempio potrebbe essere quello, per esempio, della stimolazione sulle tavolette propriocettive, in cui il riarrangiamento e il riadattamento costante a cui è sottoposto il soggetto nella somministrazione delle esercitazioni relative proprio alla stimolazione di tipo propriocettiva, quindi di adattamento e controllo propriocettivo in ambito posturologico, sportivo e quant'altro, le continue modulazioni dell'articolazione in causa, come per esempio nella tibiotarsica, a livello riflessogeno sono relativi ai fusi neuromuscolari, mentre la presa di coscienza dei vari cambiamenti di bascule e quant'altro sono da accreditarsi alle strutture, agli organi tendine del Golgi. Gli organi tendine del Golgi sono situati sulle strutture, sulle giunzioni muscolo-tendine, nello specifico nelle strutture appunto tendine, sono formati dalle terminazioni delle fibre afferenti, che sono sostanzialmente intrecciate all'interno dei fasci delle fibre collagene, che poi sono caratterizzanti la struttura tissutale del tendine. Il meccanismo di rilevazione della tensione è relativa alla contrazione e sostanzialmente sembra ci sono, in relazione poi ai vari autori di riferimento e alla stessa letteratura a supporto. Scienzemotorie.com presenta la prima piattaforma professionale al mondo dedicata alle scienze motorie. Salute, prevenzione, rieducazione, performance, ricerca scientifica, educazione, mindset e molto altro raccolti in un unico progetto senza precedenti. Visita adesso il sito scienzemotorie.com. I professionisti delle scienze motorie.